tutti sono bellissimi così come sono e a nessuno dovrebbe interessare di come gli altri vogliono vivere le proprie vite e come vogliono apparire. D'altro canto però, è ovviamente un'ottima cosa vivere una vita salutare. Nel caso di questa coppia, non sono stati i bulli a far prendere loro la decisione di perdere peso e subire una trasformazione, ma un imbarazzante incidente in hotel. Adesso ne sono felici perché sono molto più felici di quanto non fossero quando erano obesi. Fernando e Deborah stanno insieme da molto tempo e nonostante abbiamo condiviso moltissimi momenti di gioia, hanno condiviso anche molti momenti di tristezza. Specialmente quelli riguardanti il loro peso. Fernando era obeso fin da bambino e avevo sempre voluto perdere peso, ma non ci riusciva. Deborah invece non era mai riuscita a perdere peso dopo la gravidanza e nel suo momento peggiore pesava 170 kg. Il suo peso l'ha catapultata nella spirale della depressione e inoltre faceva difficoltà a camminare. È servito un evento molto imbarazzante per fare in modo che la coppia facesse qualcosa di drastico riguardo quella situazione. Un evento imbarazzante: Deborah e Fernando stavano dormendo una notte in hotel quando il letto è collassato sotto di loro. La situazione li ha messi molto in imbarazzo e l'hotel ha fatto ripagare loro il letto. È così che la coppia ha deciso di fare un intervento di bypass gastrico per perdere peso. C'è voluto molto lavoro, ma con l'intervento, l'esercizio fisico e una dieta controllata sono riusciti a perdere in totale 180 kg. Dopo l'intervento sono cambiate moltissime cose: le nostre abitudini, il nostro umore e la nostra attitudine verso il cibo. Non abbiamo più la tentazione di abbuffarci, ha detto Deborah stando a quanto dice Honey9. Condividi la storia di Deborah e Fernando con i tuoi amici su Facebook se vuoi ricordare loro che niente è impossibile.